Ciao Fumini, oggi sono qui per rispondere alle vostre domande della Scadander. Come prima domanda vorrei rispondere a una che mi arriva da ieri su Instagram, però non riesco a rimediarla. Praticamente mi ha chiesto di parlare di questo youtuber che si chiama Pat Fratello Maggiore, che ha fatto un video dove fa coming out come M2F e un video dove dice di non voler essere omosessuale. Non conoscevo questa persona, quindi mi sono fatto un bel po' di appunti, sono andato a guardare i video, eccetera, eccetera. E sono arrivato alla conclusione che è una persona che soffre molto di transfobia e omofobia interiorizzata, che non conosce la tematica e che ha bisogno di aiuto sia psicologico che da parte di familiari, amici, eccetera, eccetera. Che debba essere informata sulla tematica trans, che debba riuscire ad accettare il fatto che sia effettivamente trans, perché in una parte di un video dice: "Io non voglio diventare un trans, che quando è una, voglio essere una donna vera." Quando effettivamente questa frase non ha senso, perché se una persona soffre di disforia di genere è trans, c'è poco da fare, non può decidere di essere trans o meno. Cioè, può decidere di non utilizzare questo termine per sé, però alla fine lo è, quindi c'è poco da fare, è donna vera, non ha senso come termine. Ho visto che non conosce per niente come funziona la transizione, infatti dice di voler fare la vaginoplastica entro settembre, quando non è una cosa fattibile, a meno che non abbia i big money, cosa che dai video direi di no, dato che ha detto che di voler fare una colletta per potersi pagare la vaginoplastica, perché comunque in Italia per potersi operare devi fare il percorso psicologico, il percorso psichiatrico, ottenere la relazione, andare dall'endocrinologo per cominciare la terapia ormonale, prenderti un avvocato e fare il percorso col giudice per poter avere l'ok sia per cambio nome che per le operazioni, metterti in lista per le operazioni oppure pagartele privatamente e operarti. Quindi entro settembre tutto ciò non è possibile. Io personalmente per fare la mastectomia ci ho messo più o meno 3 anni, 3 anni e mezzo, quindi non è fattibile come cosa. E non so in Thailandia come funziona, se uno si può operare senza terapia ormonale o altro, però comunque servono i soldi. L'altra cosa che mi ha colpito è il fatto che abbia utilizzato il termine confessare invece di coming out. Il termine confessare si utilizza quando si fa qualcosa di brutto, quando devi confessare di aver ammazzato una persona, confessare di aver rubato in un negozio. Fare coming out e dire di essere M2F non è una cosa da confessare, è solo un coming out. Un'altra cosa, in un video dice di non voler essere omosessuale, che ha deciso di essere etero e non capisce perché non riesce ad essere etero. Quando effettivamente non si decide il proprio orientamento sessuale, non ti svegli la mattina e dici: "Oggi sono etero, quindi oggi mi piacciono le ragazze. Oggi sono omosessuale, quindi oggi mi piacciono i ragazzi." Non funziona così. O sei una cosa, o sei un'altra, o sei altra ancora. Un'altra cosa dice: "Finché non farò l'operazione, sarò sempre lo stesso Pat che voi conoscete." No, non funziona così. Nella descrizione di un video dice che non gli importa se la gente utilizzi o meno il femminile quando gli parla, perché comunque finché non farà l'operazione non sarà una donna vera e cose così. Quindi di base Pat, se stai vedendo, spero di sì. Se hai bisogno di una mano per conoscere come funziona la transizione, come informarti in generale sulla comunità trans omosessuale, eccetera, eccetera, se vuoi scrivimi, non c'è nessun problema. È una buona notizia per te: se sei una donna M2F e ti piacciono i ragazzi, sei etero, non sei omosessuale. Quindi se sei una donna M2F e piacciono gli uomini, è etero; se è una donna M2F e piacciono le donne, è lesbica; bisessuale se piacciono entrambi, è bla bla bla. Allora, da 95 Robix, ciao Rich, vorrei chiederti un paio di cose su come affrontare l'estate da persona in prettie e pre-op. A dirlo tutto, io non sono neanche dichiarato con molte persone e mi pongo principalmente dei problemi: depilare o non depilare le gambe? A questa forse avevi già risposto in un video, ma non lo trovo. In caso linkamelo direttamente. Sto pensando di fregarmene, considera che sarebbe la prima estate, però ho sempre paura del giudizio di chi non sa. Il video te lo metto qui, tra le schede. Di base, se vuoi farlo, fallo, altrimenti no. Anche una donna può avere i peli, non è nessun problema. Cioè, devi soltanto imparare tu a fregartene. Se poi per te è una cosa che non puoi superare, depilati, però alla fine non cambia niente. Se uno volesse fare il bagno al mare ma sentisse troppa disforia al petto per indossare il pezzo di sopra del costume, che cosa potrebbe fare? Prima dell'operazione tu come facevi? Ti tuffavi col binder canotta, con un binder lungo come la canotta? Non ti tuffavi? Se sì, esiste un binder adatto magari del tessuto del costume? Secondo te potrei usare quello che ho della T-Kingdom o rischia di rovinarsi con l'acqua salata? Scusa per il papiro, spero tu possa aiutarmi, anche se so di aver poche speranze per la seconda domanda, ma mi piacerebbe tornare a sentirmi a mio agio. Grazie in anticipo. Se risponderai, un bacio." Figurati. Allora, praticamente per il tuo binder della T-Kingdom, non so se si rovina, ti conviene scrivere a loro perché ogni binder è differente. Però
però ci sta l'Underworks che ha creato un binder fatto apposta per poter andare nel mare. Te lo metto qui sotto nella descrizione in modo che tu possa andare a vedere e quello va benissimo. Oppure potresti mettere il binder e sopra una di quelle maglie da surf in modo che comunque sotto sia piatto e c'hai anche la scusa per essere coperto con il resto del corpo e non far vedere il binder. Io non mi tuffavo, non vado al mare da quando avevo 11-12 anni, più o meno, e penso che questo sarà il primo anno in cui riuscirò ad andarci. Quindi no, non mi tuffavo, non facevo niente. Da Alex Vector volevo iniziare una transizione per apparire al non binario. Hai qualche consiglio su che terapie o operazioni poter fare? Grazie in anticipo e un grande saluto. Gli ho chiesto se è una persona AFAB, Assigned Female at Birth, o AMAB, Assigned Male at Birth, e a quanto pare AMAB. Di base devo dirti che non esistono delle operazioni per apparire non binario. Ogni persona fa le operazioni che vuole, una persona non binaria può anche seguire tranquillamente il percorso standard di una persona che si considera F2M, oppure di una persona che si considera M2F. Potresti farti la vaginoplastica, potresti farti la femminilizzazione del volto, potresti fare l'alterazione ormonale, potresti metterti il seno, potresti farti i fianchi, puoi fare tutto quello che vuoi, non esiste un'operazione per apparire non binario. Alla fine, cosa vuol dire apparire non binario? Non esiste uno standard del non binarismo. Vi lascio qui tra le schede due video dove parlo delle varie operazioni che si possono fare, ovviamente ce ne stanno anche tante altre, però potresti farti un'idea generale. Allora, da Elizabeth Skillet, tra un po' saranno 3 anni di terapia. Sei fiero del tuo percorso? Inoltre, qual è il tuo animale preferito? Opening ending preferita degli anime? Sono contento del mio percorso, fiero? Non lo so. Animale preferito? Il leone? Però è abbastanza scontato. E i gatti? E opening ending preferita degli anime? Diciamo che non ho una opening e una ending preferita, perché dipende anche molto dall'anime che sto vedendo in quel momento. Quindi adesso potrei dirti ad esempio la prima opening di Pokémon Sole e Luna e la prima ending della seconda serie di Sangatsu no Lion. Però poi tra un mese potrei dirti qualcos'altro, quindi vado molto a periodi. Sarà Gerardo, ma sei un ragazzo F2M pre-T, fa parte di una squadra femminile, ad esempio di calcio o rugby. Che cosa succede a livello sportivo qualora decidesse di prendere gli ormoni e cambiare sesso? Sarebbe costretta a interrompere l'attività sportiva o passerebbe ad una squadra maschile? Allora, devo dirmi abbastanza ignorante sulla legislazione italiana per quanto riguarda questa cosa, ma nella mia ignoranza ti direi che passa all'altra squadra, non, nessuno deve essere costretto a smettere perché so che ci sono persone che continuano, quindi di base direi che no, non bisogna smettere, però se vuoi informazioni più dettagliate ti consiglio di contattare il gruppo trans di Bologna che si occupa molto di questa cosa, quindi se vuoi scrivi a loro, hanno una pagina su Facebook e solitamente rispondono anche velocemente. Poi ovviamente una volta cambiati i documenti passa per forza all'altra squadra, non so nell'area grigia quando non ho ancora i documenti ma prendo gli ormoni, però penso che passi comunque all'altra squadra, però chiedi a loro che sono più informati. Da Tobias Cornia. Ciao Tobi. Wow, ti trovo più muscoloso e in forma. Dai, è così. Se avessi dei superpoteri, li useresti per fare del bene o per conquistare il mondo? Io sono notato il Mimikyu fierissimo là dietro. 10 euro spesi. Benissimo. Bottini del Romix. Conquistare il mondo o fare del bene? Dipende. Perché se posso conquistare il mondo per fare del bene, ad esempio, non lo so, eliminare dalla faccia della terra tutti i transfobici, gli omofobici, i razzisti, i sessisti, eccetera, magari. Dipende dal superpotere, diciamo. Da Alesceo, ciao Richard, di recente stavo pensando al mio futuro e mi piacerebbe entrare nelle forze armate, ma sono transgender. Ho letto che non possiamo intraprendere la carriera militare, ma ho trovato solo un articolo. Tu sai qualcosa a riguardo? Sì, ho fatto anche un video sulla tematica, te lo lascio sempre qui tra le schede e ti lascio in descrizione il link al regolamento dei militari dove dice effettivamente che una persona trans non può entrare nella milizia, quindi no, non puoi, mi dispiace. Il massimo che puoi fare è entrare all'interno prima di avere una diagnosi di disforia di genere e quindi non dire di essere trans, quindi entrare come donna. E poi fare tutto quanto quando stai all'interno, però solitamente ti mettono alla scrivania oppure ti congedano, quindi diciamo che non serve neanche molto fare così, perché se vuoi fare carriera, se ti mettono alla scrivania non la fai, quindi
sarebbe meglio che tu puntassi a qualcos'altro. Da Clownfish, in previsione di una possibile mastectomia, è possibile scegliere i tagli da cui partono le abrasioni? Ho notato che molti ragazzi hanno differenti cicatrizzazioni, alcune orizzontali, altre un po' diagonali, altre laterali, eccetera. Oppure è una scelta che spetta al chirurgo, a seconda del petto o dei muscoli sottostanti? Il tipo di taglio dipende praticamente dalla taglia da cui uno parte. Se uno ha una taglia abbondante deve per forza fare i tagli, se uno ha una taglia piccola, una prima, può fare una M-Areolare oppure una Peri, e ci sono tantissime tecniche, però se vuoi decidere come fare il taglio sotto, quindi il doppio taglio, il modo in cui il taglio viene fatto, eccetera, sarebbe meglio se tu andassi a vedere tutti i lavori del chirurgo che ti interessa e vedere come fa, perché solitamente molti fanno le operazioni a stampino, quindi se una persona tende a fare una riga dritta e poi un pochetto in alto, cosa che ho visto fare allo russo, solitamente fa sempre così, a meno che non ci siano problematiche. Se altri fanno soltanto dritto, lo farà sempre dritto solitamente. Se uno fa un po' più curvo, solitamente lo fa un po' più curvo. Ad esempio, se ti vai a vedere Garramone, sono tutti fatti con lo stampino, sono tutti identici. Quindi sì, puoi scegliere tu, perché puoi scegliere il chirurgo e puoi vedere come opera. Da Lambda Vales esistono dei bander senza maniche, ovvero formati da una semplice fascia che riescano a nascondere bene il petto. Sì, esistono, però non te li consiglio. Ad esempio, anche la fascia che io ho utilizzato post-operatoria era soltanto una fascia così, però scende. Quindi devi sempre stare lì a tirare su, devi sempre stare lì a sistemare, fare in modo che sia tutto a posto. Quindi non te lo consiglio, ti consiglio una canotta e quindi che faccia in modo che resti fermo dove sta. Sempre da Lambda Vales, quali sono i tuoi tre anime preferiti? Allora, quando devo dire anime preferiti, non vado molto in base ai miei gusti attuali, ma in base a cosa mi è rimasto, soprattutto nella mia infanzia, le cose che mi sono piaciute molto e cose così, quindi direi Pokémon, Detective Conan e Inuyasha. Però se dovessi fare una cosa più recente ti direi Sangatsu no Lion, My Hero Academia e Made in Abyss. Metterei dentro anche Fullmetal Alchemist, sia Brotherhood che quella normale e anche Eureka Seven, però stiamo a 5 così. Spero di aver risposto a tutte le domande che mi sono arrivate, se no mi dispiace, non sono riuscito a trovarlo in questo momento. Spero che vi siano piaciute le varie risposte che vi ho dato e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!